non ce l'ha fatta Calogero Rizzuto 65 anni direttore del parco archeologico della Neapolis di Aloro e della Villa del Tellaro. Il dirigente regionale si trovava ricoverato dal 12 marzo nel reparto di rianimazione perché aveva contratto il coronavirus e le sue condizioni erano considerate piuttosto gravi perché in presenza di insufficienza respiratoria. Originario di Rosolini lascia la moglie e due figli. Era stato nominato direttore del parco archeologico nel mese di giugno dello scorso anno e aveva cominciato la sua opera che oggi si interrompe a causa della sua prematura scomparsa. Il Presidente, il Consigliere Delegato, il Sovrintendente, i membri del Consiglio di Amministrazione e tutto il personale della Fondazione Inda hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell'architetto Carogero Rizzuto, presidente appunto del Parco Archeologico, e si uniscono alla famiglia nel ricordo dell'uomo di cultura, collaboratore prezioso e custode integerrimo del patrimonio archeologico della città. La cultura siciliana e nazionale subiscono una gravissima perdita alla luce della personalità di Calogero, della sua grande professionalità, del suo tratto umano prezioso e raro. È così il commento del sindaco di Siracusa Francesco Italia. Sono costernato per la scomparsa del mio concittadino Calogero Rizzuto, esprime Pippo Gennuso, parlamentare regionale. A cui si associa il rammarico da parte del suo collega di scranno Giovanni Cafeo. Al rammarico per la grave scomparsa, dice, si aggiungono la rabbia e la frustrazione per un virus che sta mettendo in Italia e nel mondo migliaia di vittime. Stiamo combattendo una guerra pericolosa e anomala con un nemico potente e invisibile, ma non invincibile. Se restiamo a casa, conclude Cafeo, rispettiamo le prescrizioni dettate all'urgenza del momento. Eh, sono convinto che alla fine saremo noi a trionfare. A cateno eh, De Luca che ha detto di fare, eh, che vuole fare un'ordinanza per bloccare il transito selvaggio delle persone sullo stretto in una temperanza appunto da quanto emanato dai ministri Speranza e Lamorgese chi dovrà passare lo dovrà comunicare dice Cateno De Luca almeno due ore prima per permettere appunto i controlli e decidere se può passare oppure no in Sicilia, devono smetterla di emanare provvedimenti se poi non hanno la forza di farli applicare perché è un'umiliazione per me che sono in trincea e nei palazzi dora, non nei palazzi dorati, è umiliante dice ancora Cateno De Luca anche per chi continua a stare murato in casa cari ministri, prefetti questori, organizzatevi perché io sarò lì allo stretto, dice il sindaco di Messina. Non farò passare nessuno, non ci lasceremo prendere in giro. Ha usato comunque altre parole eh, ancora più piccanti. Si deve realmente schierare l'esercito sulle sponde dello stretto. E sentiamo uno stralcio dell'intervento del sindaco di Messina. Io sto preparando ora una nota di grande protesta nei confronti del prefetto di Messina del prefetto di Reggio Calabria, dei questori, perché voglio capire che cazzo è successo stanotte, e voglio la prova e il riscontro delle, delle, dei controlli che sono stati effettuati. Comunque stasera, sappiatelo, io sarò lì, io vado lì, io blocco la nave e, lo in, e invito anche il presidente Musumesci. Basta ora con, semplicemente con le proteste. Il presidente Musumesci viene con me stasera lì e non permetta a nessuno di giocare con la pazienza. De Siciliani. Allora, io ora farò una lettera, annuncio un'ordinanza dove io impedisco che si passi in modo indiscriminato. Chi deve passare deve segnalare almeno due ore prima le motivazioni, le verifichiamo e si decide se si passa o non si passa. Stasera mi faccio arrestare per l'ennesima volta, non me ne frega niente, però basta con i provvedimenti e poi non si organizza sul territorio quelle, tutta la struttura per far rispettare questi provvedimenti, perché è un'ammigliazione per me, un'ammigliazione per chi continua a stare murato dentro in casa, non è possibile. E allora, cari oggi ministri, cari prefetti, organizzatevi, perché io sarò lì. Sarò lì a non fare passare nessuno, ma nel frattempo vi scrivo. Nel frattempo faccio le mie ordinanze pure sgangherate, impugnate. Ma in ogni caso mi dovete garantire dovete garantire ora ai siciliani di schierare là l'esercito, dal lato di Villa San Giovanni, da questo lato e soprattutto dovete smetterla di prenderci per il culo. Siamo stanchi! Tra i nuovi casi positivi alle Covid-19 allentini. Si tratta di un collega del dipendente della base di Siconella e dei suoi familiari che alla fine di febbraio scorso aveva partecipato ad una festa di pensionamento all'interno della stessa base di Siconella. Oggi, a seguito degli accertamenti sanitari, anche questo nucleo familiare che aveva frequentato il dipendente di Siconella è risultato positivo al Covid-19, per cui è stata disposta la quarantena. Il contagio sarebbe scaturito quindi dalla continua frequentazione del dipendente della base di Siconella con i familiari del suo collega prima che questi si sottoponesse alle teste del tampone per verificare se avesse contratto la malattia. Il dipendente di Siconella, in effetti, dopo aver partecipato alla festa di pensionamento, aveva accusato continui malesseri, per cui non aveva esitato a rivolgersi alle cure dei sanitari. Dal tampone risultava essere positivo al Covid-19. A questo punto scattavano anche gli accertamenti per individuare le persone che frequentava abitualmente, accertamenti che hanno portato quindi a questo nucleo familiare composto da tre persone, che dopo il test sono tutte risultate positive alle covid-19 e per le quali è stata disposta la quarantena nella loro abitazione. C'è un primo caso di coronavirus anche a Priolo, a renderlo noto è lo stesso sindaco Pippo Gianni che invita tutti i cittadini a rimanere a casa e rispettare rigidamente le misure di sicurezza e di prevenzione. Il sindaco Gianni assicura che sono state adottate tutte le misure previste dalle autorità sanitarie, si stanno costruendo la rete di contatti intrattenuti nelle ultime settimane anche dai familiari e dagli amici dell'uomo eh, positivo tutti saranno sottoposti al tampone per contenere il contagio e non mettere a repentaglio l'intera comunità. I cittadini, ha detto Pippo Gianni, dovranno uscire da casa solo per reale necessità e regarsi al supermercato non tutti i giorni, come purtroppo fanno in molti. Dovranno indossare guanti e mascherina ed evitare di toccare i prodotti che non devono acquistare. Osserveremo le immagini delle telecamere per individuare coloro che escono da casa senza reale necessità, che si recano al supermercato e in farmacia più volte in una settimana, i controlli saranno dunque più rigorosi e gli eventuali trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice Penale. La situazione è sotto controllo, ha detto ancora il sindaco Pippo Gianni, ma i cittadini devono rimanere a casa. Cittadini, vi confermo che a Priolo c'è un caso di coronavirus. Vi confermo che la persona in oggetto è ricoverata in ospedale sotto osservazione, fortunatamente i sintomi sono molto leggeri, superficiali, quindi eh, la persona si è comportata correttamente, immediatamente al primo sintomo si è recato al suo medico, hanno chiamato l'ambulanza, è stato portato al, tri al pre pretriage davanti all'ospedale, hanno fatto il tampone, verificato la, la possibilità del tampone è stato subito ricoverato. Con lo stesso abbiamo visto quali sono, sentito quali sono le persone con cui è stato a contatto, fortunatamente pochissime perché si tratta di una persona intelligente e colta che ha capito che poteva esserci qualche problema, era uno che aveva fatto tutti i vaccini per l'influenza, tutto il resto, quindi aveva anche queste eh, immunità, seppur leggere, che vengono fuori dagli anticolpi che si produce facendo il vaccino influenzato. Quindi io vi pregherei, come ormai, ripeto, da settimane, tutti i giorni. State a casa, state con il vostro nucleo familiare, non andate tutti i giorni a fare la spesa, fatela una volta ogni dieci giorni, meno stiamo in giro, meno possibilità c'è di prendere il coronavirus. Quindi vi prego a casa, non create confusione, panico, non parlate, non scrivete perché ogni parola può essere interpretata male e crea terrorismi inutili. Sale a 2 il bilancio dei morti a Siracusa a causa del coronavirus 3 in tutta la provincia, da quando è scoppiata l'epidemia. Questa mattina è scomparsa all'ospedale Umberto I eh, dove si trovava ricoverata una donna, siracusana di 52 anni, che ha accusato i sintomi da Covid-19. La donna era impiegata al cedo della sovrintendenza e sarebbe stata in contatto con l'architetto Calogero Rizzuto, scomparso l'altro ieri proprio a causa della grave patologia. La donna si era sentita male nei giorni scorsi ed è stata ricoverata nella palazzina del cosiddetto Covid Center dell'Umberto I. Le sue condizioni di salute sono andate peggiorando nel corso delle giornate fino a che quest'oggi ha esalato l'ultimo respiro. Con la morte della donna cresce la preoccupazione tra i funzionari e i dipendenti del Parco Archeologico di Siracusa per il rischio di contagio da coronavirus che potrebbe essere accaduto nelle scorse settimane a tutti coloro che hanno avuto modo di contattare e di avvicinare il direttore del parco e così come gli altri suoi collaboratori e la sindacato ha già chiesto a gran voce che tutto il personale venga sottoposto a una sorta di mappatura per verificare quanti altri casi eventualmente si siano verificati con la propagazione del virus. Bisogna tutelare tutti i lavoratori disponendo la chiusura di ogni ufficio collegato al parco e degli stessi musei locali, dice Vera Carasi, segretario della Cisla. anche per dare un senso a questa morte così assurda. Dobbiamo essere in grado di sostenere tutti i lavoratori amministrativi e custodi che in queste settimane hanno ancora garantito operatività e presenza. Adesso non basta più attivare le procedure per la sanificazione dei locali, dice Franco Nardi e la CGL, non basta più la chiusura della sovrintendenza con l'attivazione delle procedure di sicurezza. Occorre con urgenza estrema procedere alla mappatura dei contatti avuti nelle settimane scorse tra le persone risultate positive dal coronavirus e i lavoratori degli enti pubblici di riferimento. È più che mai importante che tutti i dipendenti siano sottoposti all'esame del tampone per escludere qualsiasi complicazione e per proteggere la salute della cittadinanza in un momento molto delicato per tutti quanti. Enorme perplessità suscita la replica del direttore generale dell'ASP Ficarra per alcune notizie diffuse dopo il decesso del dottore Calogero Rizzuto, direttore del parco archeologico di Siracusa. Il eh, parlamentare regionale Nello Di Pasquale eh, del Partito Democratico, segretario dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale, sostiene che il manager sarebbe intervenuto per rassicurare la cittadinanza sull'impegno dell'ASP di Siracusa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto. Di fatto dice, eh, invece con alcune sue dichiarazioni, banifica il suo intento. Dice che è stata approntata un'organizzazione accurata per l'accettazione e il trattamento dei soggetti affetti da coronavirus che sino a questo momento momento sta dando prova di funzionare adeguatamente, ma afferma che l'architetto Rizzuto avrebbe rifiutato il ricovero al primo contatto con la struttura sanitaria siracusana, cosa non vera, ma che lascerebbe un'ombra pesantissima sulla sanità guidata da Ficarra perché sarebbe inconcepibile se, ancorché rifiutato il ricovero, in presenza di conclamati elementi di rischio, il paziente fosse stato lasciato libero di andarsene senza adottare le misure per casi di tale gravità. Replica quindi aberrante viene definita dal deputato regionale del PD eh, che cerca di trovare, Figarre in questo caso, nel rifiuto del ricovero tutto da dimostrare le cause del decesso del paziente, forse dovute anche ai ritardi per gli esiti dei tamponi o ulteriori accertamenti. Dichiarazioni, conclude Di Pasquale, che impongono una seria riflessione sull'approccio dell'ASPE Siracusa alla delicata emergenza in atto. Piove sul bagnato. All'emergenza coronavirus si è sommata ieri quella legata al maltempo. Mare in tempesta, abbondanti precipitazioni e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti e disagi lungo le principali arterie della provincia. La Protezione Civile del Capoluogo ha dovuto attivare ogni iniziativa per evitare il peggio. Un avviso ha messo al corrente la cittadinanza della presenza di allagamenti e esondazioni di corsi d'acqua in diverse zone attorno alla città. Le aree interessate sono sono state quelle del ponte di Capocorso, la zona Laganelli, i fiumi Anapo e Ciane, il torrente Mortellaro, le strade per Fontane Bianche a ogni inecassibile, compresa la statale 115 e contrada Sant'Elia. Le restrizioni alla mobilità per arginare il virus sono state più che mai provvidenziali avendo evitato la concentrazione di automobili e i possibili incidenti. Una donna che a bordo della sua Opel Corsa si stava recando a Cassibile è rimasta impantanata in contrada da Spina e soccorsa con un fuoristrada da un vigilante della Jaguar Service. Anche sulla strada statale 114 e sull'autostrada la situazione è stata di assoluta emergenza in alcuni tratti, strade allagate e mezzi bloccati all'altezza dello svincolo di Cava Sorciaro nel tratto iniziale della Siracusa Catania. La protezione civile di Priolo ha invitato i cittadini a non uscire ulteriormente da casa mentre ha prestato soccorso a quegli automobilisti rimasti in panne. Sul posto hanno operato anche le pattuglie della polizia stradale per regolare il flusso veicolare in entrambe le direzioni. Oggi il maltempo ha dato una tregua, la maggior parte delle precipitazioni si sono concentrate nella zona montana per cui l'acqua si è riversata lungo i canaloni finendo in mare. Pochi tutto sommato i danni alle colture. Allargare la platea del reddito di cittadinanza per tutta la durata dell'emergenza coronavirus. Lo propone al Governo nazionale il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, come forma di sostegno a tutte quelle persone rimaste fuori dalla misura perché non ne rientravano nei parametri e che oggi affrontano una nuova ed imprevista condizione di grande disagio ampliare da subito il numero delle persone che possono usufruire del reddito di cittadinanza, quelle persone che nei mesi scorsi avevano una qualche forma di sussistenza e che oggi, a causa delle misure di contenimento contro il coronavirus, sono rimaste senza alcun mezzo di Ecco perché rivolgo il mio appello al Presidente Conte perché si possa da subito fotografare lo stato di grave disagio di queste famiglie e intervenire in loro eh, soccorso. Quindi Presidente Conte facciamolo subito, facciamolo insieme al più presto, diamo risposte a questi cittadini che in questi giorni difficili hanno vere difficoltà a eh, sopravvivere. Tragico incidente stradale ieri sera sulla provinciale Sortino-Carlentini all'altezza del ponte Caruba, dove un lentinese di 55 anni ha perso la vita a causa dell'esondazione del fiume per la forte pioggia. La vittima si trovava alla guida di un furgone e da Sortino si stava recando a Carlentini. Quando, giunto all'altezza del ponte Caruba, il veicolo si è bloccato perché la strada era diventata un laghetto artificiale. In un primo momento ha cercato di salvare la propria vita, uscendo dal mezzo per raggiungere a nuoto un angolo di salvezza. A questo punto avrebbe deciso di proseguire a piedi e con gli indumenti bagnati, nella speranza di trovare un automobilista in transito, anche perché in quella zona il cellulare non aveva il segnale. Il malcapitato dai primi soccorritori è stato trovato sull'ucciglio della strada, per cui non hanno esitato a richiedere l'intervento del personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale dei Lentini, dove però è deceduto nonostante il prodigarsi dei sanitari. Una tragedia che si poteva evitare se chi di competenza avesse svolto regolarmente e puntualmente la pulizia dei fiumi per evitare che potessero esondare. Così non è stato e la tragedia è stata inevitabile. Ma le novità da Solarino sono che praticamente abbiamo quasi tutto sotto controllo, nel senso che stiamo controllando le quarantene, gli arrivi da fuori eccetera eccetera. Ci è arrivato come un fulmine a ciel sereno, questa... inaspettato totalmente questo, questo caso, appena siamo stati avvisati eh, mi sembrava doveroso riferire con la rispettiva privacy e stando vicino alla famiglia per quello che possiamo. E questo caso, questo caso. E Isolamento a casa oppure è un ricovero? Mi risulta che è un ricovero in, in ospedale uh -huh. già sono state attuate tutte le, le misure previste da protocollo e quindi l'isolamento eh, della, della famiglia con i relativi tamponi già effettuati l'augurio è quello che questa, questa signora possa insomma, avere migliorie e l'augurio ancora più grande è quello che risultino negativi i componenti familiari. La prima seduta della giunta comunale in videoconferenza ha deciso, a noto, di far slittare in avanti la scadenza della prima delle quattro rate previste per il saldo della tassa sui rifiuti. Non è questo il momento di far arrivare tasse da pagare nelle case dei concittadini, ha detto il sindaco Bonfanti al termine dei lavori, spiegando come il comune fosse già pronto per l'invio delle bollette tari, ma che è stato ritenuto opportuno bloccare tutto per venire incontro alle esigenze dei. Eh, cittadini in questi giorni di emergenza coronavirus. Diciamo sospendere e procrastinare a qualche mese il pagamento della prima rata, eh, eravamo già pronti ma eh, mi è sembrato poco opportuno in questa fase eh, far arrivare nelle vostre case la, 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 la tassa dei rifiuti, vedremo come poter sopperire in questi due mesi io spero eh, che tutto possa finire presto per poi evidentemente eh, riprendere l'attività normale, spero anche che lo Stato si accordi che oltre all'azienda privata c'è un'azienda pubblica che eroga servizi che sono i comuni, per cui mi aspetto anche delle iniziative fuori dai comuni. Ma abbiamo deciso di non far arrivare la scadenza del 31 marzo presso le vostre case e di poterla ehm, spostare eh, per qual di qualche mese per eh, così eh, arrivare in una situazione più, eh, più tranquilla, più serena, anche di ripartenza eh, delle nostre attività. Un altro chiarimento il Sindaco di Noto lo dà rispetto alla requisizione di immobili per ospitare persone positive al Covid-19. Si è sentito parlare della, eh, della ricerca, della disposizione di cercare immobili per eh, requisirli e quindi utilizzarli da parte della Regione Siciliana eh, per le quarantene. Ecco, questi immobili eh, sono degli immobili all'interno dei quali dovranno andare dei soggetti asintomatici, cioè non hanno bisogno di cure, non hanno bisogno di nessun tipo di intervento, ma eh, sono positivi al tampone Covid-19, per cui devono essere isolati. E per isolarli è necessario avere delle strutture ben circoscritte che ne possono determinare maggiore sicurezza per loro e per la comunità della propria città o dove insistono queste strutture. Ad Avola prosegue l'attività di controllo su strada da parte della polizia municipale e di tutte le altre forze dell'ordine per individuare e quindi sanzionare i furbetti che escono di casa senza un valido motivo. Insieme con le pattuglie anche il sindaco Luca Cannata. Aggiornamento coronavirus, siamo sul territorio, ingresso lato Siracusa, come in questi giorni vi ho fatto vedere ho pubblicato le foto della nostra pattuglia impegnata nei controlli, come sapete non è un controllo statico ma lo stiamo facendo in diverse zone della città, quindi ingresso circonvallazione, lungomare, quindi le nostre pattuglie si muovono, ma l'obiettivo è proprio quello di evitare che ci sia qualche furbetto, che ci sia qualche strafottente che non ha ancora compreso, che non ha consapevolezza del rispetto delle regole del combattere il coronavirus, quindi attraverso quello, il io resto a casa, tra l'altro sono state inasprite anche le sanzioni, sapete, da 400 euro a 3.000 euro con il decreto legge pubblicato ieri, l'obiettivo ancora una volta è la collaborazione, serve collaborazione in questa fase storica, serve per noi stessi, per la tutela della nostra salute, come sapete si può uscire soltanto. Per motivi di lavoro, per motivi di salute o strettamente quindi necessità che sono certificate. I nostri vigili sono impegnati, come ho detto prima, ci sono anche tutte le forze dell'ordine impegnate sul territorio: polizia, carabinieri, guardie di finanza. e poi ringraziamo anche non soltanto loro, ma anche tutti i volontari che sono impegnati in questo sul territorio, quindi per darci una mano, croce rossa, misericordia per ehm, tutte le associazioni che ci aiutano ancora una volta a superare questi momenti di ehm, quarantena. Andiamo avanti e andrà tutto bene ma collaboriamo. È risultato positivo il riscontro del tampone, ma sta bene il primario del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, Carlo Candiano. Il medico è tuttora in isolamento, ricoverato all'ospedale stesso, mentre è scattato il protocollo adottato in questi casi. La positività del medico e la situazione all'ospedale di Siracusa hanno fatto infuriare la Camera del Lavoro che aveva lanciato l'allarme sul possibile contagio del personale del pronto soccorso e non solo a causa della carenza di dispositivi di protezione. Il segretario generale della CGL Roberto Losi, dopo notizie di tre medici, il primario del pronto soccorso e due dottori del reparto di medicina d'urgenza già contagiati e cinque infermieri che hanno appena fatto il tampone per via dei sintomi che hanno riportato, eh, insiste. L'ASP avrebbe dovuto provvedere alla continua sanificazione dei locali, tanto più che non c'è separazione fra i pazienti per sospetto contagio e quelli per altra causa. Sanificazione che invece non viene fatta o perlomeno non nel modo corretto e quando l'azienda afferma di eseguire tutto il protocollo previsto per il Covid-19, mente sapendo di mentire. Così come mente, eh, dice ancora il sindacato, quando afferma che i tamponi sono stati effettuati su tutto il personale dell'ospedale. Fino ad oggi non sono stati eseguiti nemmeno su tutto il personale del pronto soccorso, che non è dotato nemmeno delle adeguate protezioni, per quanto questo sia in prima linea, e quindi esposto a un elevato rischio di contagio, come aveva denunciato lo stesso sindacato. Se fosse stato possibile, dice Alosi, avremmo presidiato il pronto soccorso, ma in questo momento storico le rivendicazioni sindacali a tutela dei diritti non possono essere che verbali e dunque viene rinnovata la richiesta di intervento immediato della magistratura prima che questa situazione già allarmante non diventi tragica non solo per tutto il personale sanitario ma per tutta la cittadinanza. L'azienda sanitaria provinciale di Siracusa è corsa ai ripari dopo il riscontro positivo di alcuni medici ed infermieri sia al pronto soccorso sia al reparto di cardiologia dell'ospedale Umberto I. In una nota diffusa nella mattinata, l'ASP8 sottolinea che tutti i locali degli ospedali appartenenti all'azienda provinciale vengono sottoposti a sanificazione nel caso in cui personale sanitario risulti positivo al tampone. Anche il personale asintomatico viene sottoposto a tampone. In atto la situazione è sotto controllo, e a tal proposito si ribadisce ancora una volta ai cittadini la necessità di ricorrere al pre-triage in caso di sindrome influenzale, evitando col proprio senso civico il rischio di poter infettare personale sanitario e altri pazienti. Nella nota dell'ASPE di Siracusa si legge, tra le altre cose, che il pronto soccorso dell'Umberto I rimarrà aperto grazie all'impiego di altro personale che verrà trasferito da altri reparti dello stesso presidio ospedaliero per sostituire i loro colleghi ricoverati o posti in quarantena in qualsiasi reparto delle cardiologie e pronto soccorso. Ma il sindacato non ci sta e insiste sulla protezione individuale di medici e infermieri. Sentiamo a tal proposito Francesco Nardi, sindacalista della Funzione Pubblica. Va eh, seriamente affrontata la questione della protezione individuale e dei nostri medici e dei nostri infermieri, che non possono essere lasciati solo a se stessi e essere loro stessi, non solo mettere a rischio la loro vita e la loro salute, ma mettere a rischio la, la vita eh, dei loro familiari e la vita di coloro che naturalmente si trovano accidentalmente a contatto con loro senza che questi sappiano di essere stati contagiati bisogna a questo punto fare i tamponi a tutti e verificare chi è stato contagiato e chi si trova in una situazione anche perché possiamo trovarci anche in situazioni di gente asintomatica e che oggi ancora non lo sappiamo e che opera all'interno del pronto soccorso e all'interno delle corsie degli ospedali bisogna fare i tamponi a tutti mettere in protezione soprattutto i nostri medici i nostri infermieri in modo che possano darci e garantirci assistenza perché altrimenti da qui a qualche giorno ci ritroveremo tutti i nostri i medici e i nostri infermieri tutti i malati e a questo punto non sapremo a chi rivolgerci nel momento del bisogno la cosa preoccupante è che noi denunciavamo tutto questo già da 10-15 giorni dove si chiedeva all'ASPE di fare prevenzione la sanità deve fare prevenzione, si deve fare prevenzione ed è molto importante per evitare la diffusione. Soprattutto chiedevamo e chiediamo ad alta voce i tamponi per tutti gli operatori sanitari, tutti quelli coinvolti, soprattutto in prima linea. Non si può permettere che avvenga una cosa del genere. Doveva essere fatta una forte prevenzione. Questo ne è anche nota purtroppo dell'allarmante situazione che c'è, della mancanza dei DPI, dei dispositivi di protezione individuali per tutti coloro che lottano in prima linea. Io quello che chiedo, lo chiedo con tutto il cuore e sono disposto a tutte quelle forme di protesto o di denuncia. Per poter salvaguardare tutti i sanitari, infermieri, medici, osse, operatori tecnici, perché la mancanza di, disp di dispositivi individuali di protezione fa rischiare tutti, mette tutti in prima linea senza armi. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha istituito le unità speciali di continuità assistenziale per la sorveglianza sanitaria dei cittadini in isolamento volontario o posti in quarantena. Le unità speciali intervengono su richiesta del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, del medico di guardia medica o del dipartimento di prevenzione dell'azienda. Per la composizione delle USCA, l'ASP di Siracusa ha interpellato i medici inseriti nelle graduatorie regionali e per la medicina generale o iscritti al corso di formazione in medicina generale anche attraverso il fattivo contributo dell'ordine dei medici. Più di 40 i medici che hanno risposto all'avviso e questo ha consentito di creare al momento sei unità così suddivise, due per il distretto di Siracusa, due per quello di Noto, una per Lentini e una per Augusta. Compito principale dell'equipe è la gestione domiciliare dei pazienti in isolamento con possibile infezione da coronavirus già conosciuti dall'azienda o che vengono segnalati dal proprio medico di fiducia sia asintomatici o perché presentano una sintomatologia che depone per il sospetto di infezione. L'attività svolta, oltre a quella clinica, potrà comportare l'esecuzione del tampone necessario per la diagnosi. Nel caso di assenza di sintomi o di una sintomatologia lieve, i pazienti vengono. Vengono monitorati giornalmente con il triage telefonico. E qualora alla visita domiciliare la sintomatologia sia indicativa di un impegno polmonare o peggiori nel corso del monitoraggio, viene attivato il servizio 118 per il conseguente ricovero ospedaliero. All'inizio della prossima settimana saranno attivati altri 9 posti letto per l'emergenza coronavirus all'ospedale Trigona di Noto. Questo è il frutto del protocollo di intesa tra privati ed ASP che prevede l'intervento delle strutture sanitarie private nel territorio per gestire un intero reparto con mezzi, medici e infermieri. Con lo stesso sistema saranno coperti altri 9 posti letto per cui il cosiddetto Covid Hospital dal mese di aprile potrà contare su 36 posti letto complessivi dedicati all'emergenza coronavirus. L'ospedale Noto, dicono il parlamentare Gennuso e l'ex deputato Lars Ternullo, sta per entrare nel pieno della sua funzione di covid Center Con l'opportuno coinvolgimento della sanità privata, che sta assicurando attrezzature, ma soprattutto medici e infermieri per gestire i 18 posti letto e tenere così in osservazione pazienti affetti da coronavirus. Chiediamo all'Aspot che si faccia in fretta ad approntare i 36 posti letto del trigone per non farci trovare impreparati a qualsiasi emergenza. L'altro invito fatto alla dirigenza dell'ASP da due politici siracusani riguarda la tempestiva dotazione di mascherine mascherine FFP3 per il personale tutto per la terapia intensiva. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, dicono Gennuso e Ternullo e ci pare essenziale non ammandare i nostri medici e gli infermieri sul fronte insidiosissimo dei reparti ospedalieri più a rischio senza le dovute precauzioni e i necessari dispositivi di protezione individuale. Invece, la parlamentare aulese, Rossana Cannata, sostiene che i 30 posti letto di terapia intensiva Covid-19 su Siracusa possono essere aumentati, e al momento tengono conto del piano ASPO provinciale, costruito in particolare sulle indicazioni dei dati nazionali quella appena realizzata, precisa la deputata della circoscrizione siracusana, non è una rete fissa, ma temporanea e soprattutto variabile che potrà essere ampliata in base alla curva di contagio quotidianamente monitorata. Non a caso sono già state individuate ulteriori postazioni laddove il picco dovesse superare i dati delle aspettative, augurandoci comunque che ciò non avvenga. A Siracusa alcuni pazienti affetti dal coronavirus avrebbero avuto segnali di miglioramento grazie all'uso del tocilizumab, farmaco per l'artrite reumatoide. Ne ha dato notizia la dottoressa Antonella Franco, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Riguardo all'esperienza siracusana, sia con protocolli terapeutici suggeriti dalle linee guida Simit, sia con questo farmaco tocilizumab, commenta l'infettivologa, oltre ai due pazienti guariti sia clinicamente sia sirologicamente, almeno altri otto hanno dimostrato una netta remissione della sintomatologia con scomparsa della tosse, della febbre, della dispnea e miglioramento della saturazione di ossigeno. Questi, come ha detto la dottoressa Franco, a breve potranno tornare a casa. Il farmaco Tocilizumab, utilizzato anche in altri nosocomi del paese, ha già ricevuto l'ok ok dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha autorizzato anche altre sperimentazioni cliniche su farmaci per il trattamento del Covid-19. Raccomandiamo ancora una volta di restare a casa, uscire solo per necessità ed applicare le norme igienico-sanitarie e i comportamenti consigliati dal Ministero della Salute.